Benvenuti a Compila, quindi va. Vediamo se ora va meglio. Stavo appunto dicendo, mentre non si sentiva, che ho già dei problemi. Ho già un sacco di problemi stasera, è un disastro. Quindi problemi tecnici su questo PC. Spero che adesso si senta. Poi abbasso anche un po' il volume e rimetto la musica. Magari un po' più bassa. C'è il volume un po' alto, forse. La musica, mi sa che alla fine dovremmo rinunciarci, quindi ora si sente, perfetto, meno male, quindi oh, ciao Maurizio. Siamo un po' messi così e quindi che ci possiamo fare? Adesso proviamo a lanciarlo da qui, perché senza musica non è proprio bellissimo, però ok, vediamo se riusciamo da qui a farlo partire. Devo risolvere tutti i problemi tecnici, ma tanto voi come state? Tutto a posto? Oggi è giovedì, domani è venerdì, quindi come si dice, ci avviciniamo al fine settimana e dovrebbe essere una buona cosa in teoria. Oh, stasera proprio non ne vuole sapere di funzionare nulla, come sta storia qui. Aiuto. Ha un volume altissimo. Il volume altissimo in cuffia. Stasera siamo proprio tecnicamente messi in maluccio. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, eh. Tanto che arriva gente. Oh, ciao Christian, ben arrivato. Incasinati come al solito, esatto. Anche qui direi che non va molto meglio, perché mi sono dovuto togliere le cuffie, che c'è la musica un po' sparata. Se dà fastidio ditemelo, altrimenti ti ascolterò. Ma sono in RDP su un server remoto, quindi non ti vedrò. Perfetto, quindi beh, considerato che qui forse non si sentirà che ci sono un po' di casini, ma stiamo vedendo di risolvere tutti i problemi tecnici. Allora, via, cominciamo così chi prima inizia, prima finisce. No, scherzo.
Questa è una prosecuzione della scorsa live, dove abbiamo iniziato a lavorare a un progettino, a un simpatico progettino di gioco dei dadi. Quindi stasera proviamo a proseguire con il coding, quindi a scrivere un altro pochino di codice. Io in realtà poi me lo sono un attimo rimaneggiato, risistemato il codice che avevo scritto, quindi poi gli diamo un'occhiatina per vedere. Non è ancora completo perché mancano ancora delle parti salienti, però diciamo che gli ho dato un po' di, come dire, una riguardata, e soprattutto ho scelto un nome per il gioco che si chiama Nimel, perché dalle mie parti, nel Reggiano, in dialetto il maiale si dice Nimel, che mi raccontavano tra l'altro che non vuol dire letteralmente maiale, ma animale, perché da queste parti un tempo il maiale era anche l'animale, nel vero senso della parola, perché era, come dire, quello con cui ci si faceva tutto, quindi anche oggi è così. Per cui, per non dare al gioco il nome Pix tradizionale, ho detto diamogli un nome un po' più fricchettone, chiamiamolo Nimel, quindi sempre maiale, ma un po' come dire, un po' variato. Quindi, per cui continuiamo a scrivere un po' di codice molto in relax. In realtà poi l'intento è fare un po' di chiacchiere, perché la settimana è stata dura, immagino pure la vostra, quindi è vero che volge al termine. Noi in Romagna lo chiamiamo Baghino. Ah, non lo sapevo questo, sapevo di Ferrara al Maial, che c'è il Maial, al Maial, al Busgat, quando che sono i vari tipi, il più grande, il più piccolo. Se cercate su YouTube trovate Peppa Pig in ferrarese, troverete al maiale, al busgat, al purslin, troverete tutte al pursel, al porseo, il porcetto in Sardegna, quindi in sardo. C'è una fantasia sui maiali che è incredibile. E quindi riprendiamo a scrivere il nostro giochino. Per chi non c'era l'altra volta, non ha visto magari la live, il gioco è molto semplice, si tratta di tirare dei dadi. Io poi l'ho tenuto un pochino aperto perché ho un maial. È vero, tra l'altro tu, Christian, so che hai a che fare, sei stato, stavi a Ferrara, mi sembra, quindi, e poi ti sei trasferito, se non ricordo male, perché c'è Facebook che ci consente di farci ognuno gli affari degli altri, ma non vorrei dire delle cose per la privacy, non vorrei scoprirti. Stavo dicendo, quindi in realtà questo gioco è molto semplice, si gioca in due, però volendo anche più di due, io ho pensato, perché io ho tenuto la cosa aperta, quindi a numero di giocatori aperto e numero di dadi aperto. Si tirano i dadi, il punteggio che viene fuori, si può, i tedeschi lo chiamano direttamente Speck, esatto. Quello lì è quando cade dall'alto, quando cade il grattacielo, il maiale arriva e fa Speck. Ok, basta, basta questa. Mi serve un effetto sonoro che hanno su un altro canale che seguo, che è di Juncker 76, che forse qualcuno anche di voi avrà visto, dove si parla di videogiochi, eccetera. C'è un fantastico effetto sonoro di corvi che va benissimo per queste, quando ci sono quelle battute un po' tristi, un po' orrende della serie. Ci divertiamo con poco, che sono a livello, diciamo, cucciolone, ma più sotto, quindi ancora peggiori, perché oltre a essere orrende non c'è neanche il gelato, quindi per cui dicevamo, quindi se tirano i dadi, se viene fuori un punteggio te lo puoi tenere e passare il turno, oppure puoi scegliere di incrementarlo, tirano i dadi ancora, ma se viene fuori un 1, devo ancora decidere cosa fare col doppio 1 perché volevo usare due dadi.
Se viene fuori un 1, invece in realtà quello che succede è che perdi tutto e quindi ti si azzera il montepremi. Quindi vince ovviamente chi arriva prima a un certo punteggio, bilanciando un po' il rischio, quindi andando avanti, e anche un po' più che il rischio, bilanciando anche il sedere, perché alla fine è questione di sedere. E arriva a un punteggio che nel nostro caso era tra l'altro una delle cose opzionabili. E quindi, come dire, si potrebbe anche eventualmente configurare. Detto questo, se l'obiettivo è farci un giochino, magari dopo andarlo a installare su un dispositivo mobile una volta che abbiamo un'interfaccia grafica. Adesso vediamo un attimo cosa ci comporta scrivere del codice, anche perché siccome noi ci facciamo sempre delle chiacchiere, ci divertiamo così. Allora, intanto lancio Delphi che impiegherà una buona mezz'oretta a partire, no, speriamo di no, quello no, però mi sa che è partito nello schermo sbagliato, forse no, adesso vediamo che arriva, perché ho la CPU e anche la GPU completamente impegnate quindi ho rivisitato un po' la logica, adesso gli buttiamo un occhio veloce, poi chiaramente sempre un po' quello che mi viene in mente sul momento. Ho notato un bug abbastanza fastidioso su LSP, quindi ditemi anche, volevo infatti chiedere a chi usa l'ultima versione di Delphi, in questo caso Alexandria, magari nella chat, che ho l'impressione, anzi direi la certezza, che tutte le volte che si aggiunge qualcosa di nuovo al progetto, tipo aggiungo un nuovo file, una nuova unit e ci metto dentro una classe, questa unit e questa classe non sia visibile, cioè LSP non la vede, quindi ve la segnala continuamente errore, fin quando io non chiudo, non riapro il progetto e lui a quel punto sembra prenderla in considerazione. Io ho fatto una ricerca su Quality Central, cioè sul sito dove si vanno a segnalare tutti i bug. CRIMR, grazie per il follow. Benvenuto o benvenuta, no? Non so, quindi vabbè, nel caso me lo dirai tu. Magari potrebbe essere CRI Mister, dipende un po' dal nick, non si evince, però è importante ovviamente chiamare ognuno come preferisce. E è vero, si deve chiudere e riaprire, perché io l'ho visto, sì, dà un fastidio boia, però ho visto che su Quality Central tutti i buchi sono stati chiusi perché non riproducibili. Allora, penso che sia più, cioè, forse è più riproducibile questo bug di un paio di, come si dice, mandrilli. Cioè, a me sembrava abbastanza facile. Crei un progetto, aggiungi una unit e vedi che non si vede. Però apparentemente forse non succede a tutti e quindi volevo lanciare questo sondaggio perché vedo che già su due, è 2 su 2 che qui hanno risposto, mi confermano questa cosa e quindi. Sottolineatura rossa atavica mi capita spesso su Berlin. Beh, adesso non considero versioni precedenti perché già LSP è diventato, come dire, usabile, secondo me, più o meno usabile solo con l'ultima versione, quindi la precedente era una cosa assolutamente che non poteva funzionare, quindi è intollerabile. In questa è abbastanza, cioè, è comodo, non mi dà dei falsi positivi, tranne in questa cosa che a me succede puntualmente. Quindi ho visto gente che ha aperto il bug su Quality Central, tra l'altro anche abbastanza facile da descrivere, però veniva continuamente chiuso e quindi non so come facciano a non riprodurlo con tanto di filmati in certi casi. Quindi a me succede puntualmente. Però mi era venuto il dubbio che magari ho installato qualcosa nel passato o magari c'è un'opzione che ho modificato inavvertitamente, ma mi pare di capire che non è così. Poi
Vedremo nelle prossime patch se c'è qualcosa. Certo che se continuano a considerarlo bug, chiaramente questo non verrà mai risolto, però sarebbe interessante, come dire, approfondire la questione. Però sì, diventa un po' fastidioso perché quando uno fa affidamento su queste cose, io ne ho due, anzi tre, di questi bug che sono proprio come li chiamano, i game stopper, cioè quelli che proprio ti rompono le scatole, ti fregano il giro, perché sei lì che ho il Ctrl V che non funziona sempre perfettamente, cioè tipo stai selezionando qualcosa in una parentesi, si allarga e prende tutto, quando dai un altro colpo prende mezza unit e tra l'altro ti sposta il cursore altrove e quando torni perdi completamente il segno e quindi questa è una delle cose che tra l'altro è una delle cose più comode che io vedevo in altri ambienti. Installazione pulita senza componenti, in experts vari, il bug si presenta. Infatti io ultimamente non sto installando nulla di particolare, quindi secondo me davo abbastanza per scontato che non fosse, poi se disinstallo dovrebbe comunque funzionare regolarmente, quindi mi sembrava molto strano. Poi c'è questo Ctrl V che si espande a volte in maniera incontrollata. E quello che è stato segnalato, e poi se ne è parlato anche su Facebook, sul gruppo di Delphi Club Italia, che ha il suo stemmino qua, che è un gruppo Facebook a cui se non siete iscritti dovreste iscrivervi, per chi sviluppa in Delphi. L'altro baghettino è quando si vanno a fare il contro spazio e scegli i metodi di cui fare l'override, ti viene il completamento e ti ritrovi spostati perché non sono ben formattati, non sono già allineati, quindi devi chiamare il formatter che fa un po' di cose bene, altre cose le fa maluccio e non ha tutte le opzioni. Soprattutto non puoi dirgli come formattare dei ritorni a capo su cose che sono relativamente nuove nelle sintassi, come la dichiarazione delle variabili inline, che io, come dire, la uso abbastanza spesso e mi va a capo, mi fa delle cose strane. Quindi sì, cioè, questi tre sono i più, secondo me, quelli che rompono più le scatole. Per il resto, è sicuramente una buona release. Quindi, ok, diciamo, fatte le ciance, possiamo continuare a farle in realtà. Ma Delphi è partito, anche se non è andato da nessuna parte. Ok, quindi adesso mi cambio. Magari la videata, cambio l'inquadratura così ho anche la testa più grossa, più piccola, cioè volevo dire. Allora, eccoci qua, non si vede nulla. Ui boh, interessante. Una visualizzazione sopraffina, direi. Com'è che non si vede nulla? Ah. Stasera sta succedendo qualsiasi cosa, però strano perché tornando all'orario tradizionale speravo di averla, come dire, scampata, ma una cosa tra l'altro, mi faccio anche il drink, quindi ne approfitto. Da qui vedete le unit che ho riscritto, allora c'è anche il cavatappi, spero adesso mi rovescerò da bere anche sulla tastiera così abbiamo finito. Abbiamo proprio finito stavolta. No, ce l'ho fatta. È un drink molto pesante, questo che sto. È una cedrata tassone. Alla vostra, come si dice. Ho fatto un saltino a Italy e non ho resistito nel. Una volta sono passato anche da un negozio che c'è a Salò, che c'è un negozietto di tassoni con roba vecchia, dei manifesti vintage bellissimi. E anche lì, quando posso, mi compro la cedrata perché è troppo. È il top, è il top. Messaggio promozionale non pagato, ma devo dire che. Ok, quindi iniziamo a dare un'occhiata a un pochino di cose, quindi qui direi che ci si dovrebbe vedere bene. Ho rimesso a posto, oddio, ho rimesso a posto, ho messo giù di posto, per meglio dire, le unit,
Che cosa ho combinato? Allora, ho riscritto un po' le unit cambiando nome, quindi dandogli questo bel nome Nimel, che è molto, molto poetico. E, ho fatto nuove unit, nuove classi. Qui ci sono un po' tutti i file che sono andato a scrivere. In realtà non ho messo poi tante cose più rispetto a quelle che abbiamo visto l'altra volta. Ho fatto un file per il gioco, un file per l'errore, dei file per le risorse. Un file per, li ho chiamati, li avevo chiamati oggetti, object, ma li ho chiamati questa volta token. Quelle token per me sono le cose che puoi tirare, quindi, perché sarebbe stato interessante prevedere diversi tipi di dadi, quindi avere un qualcosa che tiri da un punteggio, che ovviamente andrai a sommare al tuo punteggio, però un dado 6 facce abbastanza tradizionale, l'interessante potrebbe essere avere dei tipi di token, diversi tipi di token, in modo da avere, non so, i dadi oppure il porcello stesso, oppure un dado particolare con dei simboli, cioè ampliare magari quello che è, quello che puoi andare a tirare nel gioco. Poi, e questi sono i token, poi ho messo session è la sessione di gioco, quindi un oggetto che viene creato quando si inizia a giocare e che è configurabile in diversi modi, ovvero ci sono delle cose che possiamo andare ad aggiungere in termini di numero di giocatori e i token che possiamo utilizzare, quindi possiamo andare a creare diversi tipi di token, cioè configurare come la sessione di gioco parte, quindi perché noi potremmo avviare il gioco e poi cambiare delle opzioni e partire con diverse opzioni. Quindi quando c'è una sessione attiva vuol dire che di fatto stiamo giocando e nella sessione, come vediamo, ci sono poi tutti i dati legati ai vari giocatori, al punteggio attuale, quello devo ancora inserirlo, però diciamo allo stato del gioco che è in corso. Quindi quando non abbiamo questo oggetto siamo in uno stato, per così dire, di attesa. E a quel punto possiamo in quel caso ripartire. Risorse ci sono stringhe per i messaggi di errore, per cose di questo tipo, player i dati per il giocatore, cioè il nome banalmente al momento e poco altro, però metti che magari un domani uno voglia mettere un avatar o cose di questo tipo, perché come si dice l'appetito viene mangiando e io lo so bene perché ho appetito e mangio anche. Abbiamo le opzioni dove ho messo un po' come dire, i numeri dei giocatori, il punteggio da raggiungere, poi li vediamo in dettaglio. Il game è un po' come dire il punto centrale, quindi da dove teniamo un po' le fila per far partire le sessioni e il resto. E poi abbiamo, vabbè, gli error che ci sono, dove sono in realtà delle eccezioni, quindi poco di niente di particolare in poche parole. Quindi partirei dal token, ma giusto per così dargli un'occhiata. Il token fondamentalmente è un'interfaccia, io l'ho definito come interfaccia, come generico aggeggio, oggetto, che può essere, cioè, le rune, i dadi, una carta. In realtà volevo introdurre anche il concetto di card. Inteso come qualcosa che puoi collezionare o puoi ottenere in un certo modo, se fai, non so, una doppia cifre tutte uguali oppure in certe condizioni, però ancora non ho voluto aggiungere per non mettere troppa carne al fuoco. E poteva essere interessante per avere dei power-up, tipo, non so, mi arrivano 2-1, dovrei passare il turno, resettare, però mi posso salvare se nelle manche precedenti mi sono conservato una sorta di carta come scudo da difesa, quindi però non la volevo troppo complicare. Il token è quello che tiriamo, quindi è l'equivalente del dado, però è generalizzato perché il dado mi piacerebbe farlo con diverse caratteristiche, ovvero il dado è una delle cose che posso tirare, quindi posso tirare degli accidenti, sì, però questo è un po' il concetto. Quindi qui c'è la sua bella interfaccina, il suo guide che in Delphi è un po' sempre da specificare per compatibilità all'indietro ma anche all'avanti, mi viene da dire. E questo è quanto. Questa cartellina services qui in alto ho iniziato a mettere le implementazioni, quindi nel core di
Diciamo che è una cartella in cui ci stanno file di tutto ciò che, come dire, prescinde dall'implementazione in un certo senso. Cioè è implementazione, però, ad esempio, il token è un qualcosa di riconosciuto, però il fatto del dado, il dado lo considero un service, cioè un'implementazione vera e propria di uno dei token. Il dado è già implementato. Come l'ho fatto? Ho fatto questa bella unit dove ovviamente ho importato la unit del core. Ho fatto system math, ho fatto questa classe, l'ho messa sotto implementation perché in questo modo impedisco a qualcuno di utilizzare direttamente la classe. Ma l'unico modo che posso usare per creare un cubo, un dado, non mi piaceva la traduzione letterale di dado come die perché c'è una mori e non è molto ben augurante. Quindi l'ho messa qui sotto e voi direte come si fa a utilizzare? C'è una funzione che va a creare il token, lo restituisce come iToken. Quindi in questo modo l'interfaccia è sempre un po' il nostro punto di contatto con questo tipo di oggetti, cioè non andiamo mai a lavorare direttamente sul tipo della classe, la consideriamo come implementazione a tutti gli effetti e abbiamo una funzione che ci restituisce, ci crea un tipo di token specifico, cioè il cubo, e poi ce lo restituisce come iToken, e quindi come direbbero in Germania. Allora, quindi qui abbiamo get points come implementazione molto banale. Ho messo, attenzione che qui ci aggiungiamo anche questo, un più uno, perché altrimenti non funzionerà mai. In quanto il random range ha un from inclusivo e un to esclusivo, quindi dobbiamo, se andiamo da 1 a 6, dobbiamo fare un 6 più 1, altrimenti il 6 non lo vediamo mai, quindi per cui è come stiamo barando. In implementation c'è quindi la dichiarazione che serve ovviamente e più anche l'implementazione più una bella routine e se ci andiamo a utilizzare questo tipo di come dire di dado lata chiamiamo anche randomize per essere sicuri che il generatore di numeri casuali venga inizializzato correttamente quindi se facciamo uso di questo, il generatore verrà inizializzato, questo ovviamente. Quindi qui c'è un token, poi che cosa abbiamo? Potremmo partire vediamo le opzioni, la scelta di partire da tip persistent come classe base per valutare eventualmente un domani di poterlo salvare, ma mi sono giocato questa cosa, anzi, non me la sono giocata, però al momento, ma lasciamolo lì perché ho voluto aggiungere qui anche come opzioni i token da usare, quindi nel momento in cui si partirà qui potrebbe essere interessante andare a mettere il tipo di dadi che si vogliono utilizzare, quindi configurare a livello di opzioni questa sorta di scelta, di modalità, anche se è vero che non la renderei una cosa opzionabile, cioè la mia idea è usare il token come concetto astratto per lasciare aperta l'implementazione, ma non così aperta da poter scegliere, ad esempio, il numero di dadi o cosa creare nello specifico, o quantomeno aperta ma con delle formule, perché magari uno potrebbe scegliere 0 dadi, potrebbe scegliere, cioè qui è un po' troppo permissivo da un certo punto di vista e forse è fuori posto, ma possiamo sempre rifattorizzare, quindi quello non è mai un problema. Il codice nasce per essere cambiato, quindi l'unica costante è che cambierà, per cui lo progettiamo in modo da poterlo cambiare senza che nulla sia scolpito nella pietra. Quindi errors c'è un'eccezione, al momento ho fatto un'eccezione per il gioco, giusto per distinguerla dalle altre. E poi abbiamo il player, un'altra classe con un nome che andiamo a indicare nel momento in cui lo creiamo. Resources ci sono un po' di c'è una stringa, numero di giocatori non valido quando indichiamo il numero di giocatori.
I più interessanti sono probabilmente il game e la session. Nel game abbiamo le opzioni e la sessione. Quindi session, create, destroy, override, i soliti metodi. Quindi andiamo a creare le opzioni. La sessione no, perché la sessione è un oggetto che creiamo quando facciamo start sul gioco. Quindi il concetto di start. Ed è qui che vado a specificare, forse il codice è un po' grandicello, il numero di giocatori dalle opzioni e anche i token da utilizzare che andrebbero preconfigurati in un certo modo. Quindi adesso li vediamo un po' come farli, perché così. Per l'exception propongo il nome e Maremma Maiale. ci sta perfettamente. Quindi, tra l'altro, qui ho fatto read, ma non ho fatto la write. Però lo lascio un attimo stare perché magari lo vado a cambiare dopo. Non mi piace molto come scelta, diciamo, di opzioni fatte così. E Maremma Maiale ci sta bene. La mamma. Allora, quindi qui ovviamente c'è ancora tutto da fare. Quindi non è ancora, ci manca logica di gioco che sta nella session. Quindi nella session ho messo giù, ho scritto un po' di codice, quindi ho fatto un po' di implementazioni. Ad esempio, nella session è un oggetto dove abbiamo i giocatori, quindi n giocatori come player, abbiamo i token, quindi abbiamo i dadi e quelle cose lì. Quindi ogni volta che facciamo un turno, teoricamente dovremmo farci un ciclo sui token per andarceli a lanciare, per così dire, per andare a ottenere qualcosa da presentare all'utente. Poi abbiamo i vari punteggi, che effettivamente potevano stare nel player, però ho voluto tenerli separati, quindi quando abbiamo da 0 a 2 player abbiamo ovviamente 0, 0 e 1 score. Turn è il numero del turno, quindi 1, 2 o se si parte da 0. L'importante serve a capire a chi tocca, quindi poi niente di che. Get players, get scores, l'ho usato per poter tirar fuori come array delle proprietà con i punteggi ai giocatori per fare la visualizzazione. Quindi non espongo direttamente le liste, ma espongo un to array, cioè quando c'è bisogno tiro fuori questi dati in modo che non si vada ad agire sulle liste a meno che non si lavori a livello di codice di sessione. Qui ovviamente c'è tutto quello che serve per creare una sessione, quindi si fa passare i token da usare. Quindi i tipi di dadi, i numeri di giocatori, vengono create le istanze, poi c'è questo initialize che controlla il numero di giocatori, svuota un po' svuota le liste, va a caricare, a creare per ogni, con i number of players, va ad aggiungere gli score e i player alla lista. Quindi il concetto è che di fatto andiamo a censire giocatore 1, giocatore 2, come genitore 1, genitore 2. Qui abbiamo il play, inteso come play del turno, quindi qui dovremmo implementare qui, ci lasciamo il to do, implementare qui la logica del turno. Ok, così è corretto. Detto questo, ok, quindi fin qui ci siamo. Dobbiamo iniziare a mettere un po' di codice mancante. Quindi, a parte questo, direi che non ho aggiunto nient'altro. Ho fatto un'applicazione console per provare il gioco prima da un'interfaccia un po' più spartana e poi magari mettere giù qualcosa di visuale. Però lì vediamo se puoi partire direttamente dall'interfaccia grafica senza perderci ulteriormente in varianti testuali, però magari se qualcuno vuole giocare in Linux e gli piace l'interfaccia testuale, poi magari con FMX Linux facciamo anche la versione per Windows, per tutti i sistemi operativi. Allora mi bevo la cedrata. Tanto non ne berrò molto perché queste bottigline contengono. Ma appena inizia a prenderci gusto è finita, quindi è meglio così perché non mi fa neanche bene, forse.
Allora, quindi andiamo a fare. Andiamo a riempire un po' di logica, un po' a caso, nel senso che non ho voluto fare l'approccio TDD perché forse diventava già fin troppo noioso e quindi già scrivere il codice e quindi implementiamo la logica del turno. Allora, faccio un paio di modifichine, quindi io vado. Cioè, voi fate pure quello che stavate facendo, io scrivo codice qui in solitudine, ma non. Voi fate pure le vostre cose, no, scherzo, a parte. Andavo a rimuovere questa cosa dalle opzioni perché non mi piace a tutti gli effetti. È una cosa che preferirei impostare dall'inizio, quindi quando qui facciamo game start o quando lo creiamo. Mi piacerebbe passargli già una serie di opzioni preimpostate, quindi andare, come dire, a definire già dall'inizio quali sono i token con cui lavorare e poi dopo, chiaro che se per caso cambio idea, magari a quel punto potrei pensarci, però vabbè, lì si vedrà un attimino. Muy bien, allora qui mi allargo un po'. Quindi facciamo che lo passiamo direttamente da fuori, un bel array, oppure sullo start. Ah, facciamo sullo start, così diciamo è prefissato al momento del gioco, però non è magari detto che io debba utilizzare quello, così più o meno lo riusciamo a passare alla sessione, però non ci complichiamo troppo la vita. Ok, quindi il gioco parte, abbiamo detto, abbiamo i vari token, anche lì dovremmo controllare che i token siano almeno uno, dovremmo mettere giù un po' di controlli, però io farò finta lavorando con gestendo dopo tramite interfaccia con varie condizioni, non vado a blindare troppo questo codice, ma ok. Quindi qui creiamo la sessione di gioco. Qui andiamo, se non stiamo giocando, lo andiamo a interrompere free and nil. Stiamo ovviamente giocando nel momento in cui l'oggetto session è, come dire, attivo. Quindi qui creo l'oggetto session, direi che a questo punto il cuore diventa questa parte qui, ovvero nel momento in cui viene creato il gioco a inizio e qui si dovrebbe svolgere tutto ciò che riguarda il turno dei giocatori e tutto il resto. Quindi implementare la logica di gioco, play vuol dire gioco un turno. Quindi ho la variabile fturn. Cosa facciamo quando noi giochiamo un turno? Quindi ragioniamoci un attimo sopra. Le cose che facciamo sono lanciare i dadi, tutti i non i dati, lanciare i dati. Vabbè, ciao. Lanciare i dadi. Spero che avete anche non clippate questa, però ho fatto un paio di clip in un paio di live che sono state molto divertenti, ma allora lanciare tutti i dadi, quindi perfetto per raccogliere i punti. Quindi lanciamo due dadi, otterremo una somma o qualcosa. Poi dovremo ovviamente memorizzare la somma attuale dei dadi. Poi dovremo sommare il punteggio dei dadi, se non è quello che ci resetta tutto, ovviamente, perché altrimenti siamo fregati. Al monte premi, anzi al monte punti, non so come si potrebbe chiamare, monte dei paschi dei pegni di Siena, al monte punti del giocatore. Ok, quindi verificare se
Non è uscito un 1. Perché io sarei per fare questa regolina, lanciare almeno due dadi e se esce una coppia di 1, fare una sorta di raddoppio. Quindi 2-1 raddoppia. Cioè, se sei così fortunato che ne becchi due, raddoppi. Però cosa raddoppi? Il montepremi o. Oppure una cosa alla Harry Potter, il boccino d'oro, 120 punti, no. Non lo so, non lo so. Devo decidere se fare un fisso o qualcosa del genere. Diciamo che si potrebbe raddoppiare in quel caso. Raddoppiare montepremi, potrebbe essere quella botta che se tu ce la fai. Praticamente sbanchi e va bene. Sono uscito un 1, altrimenti si resetta. Ok, verificare se è doppio 1, si raddoppia il monte premi. Sempre se ovviamente non è già se monte premi non è già stato. Cioè, non si è già superato il. Beh, intanto si raddoppia, poi se ha vinto, ha vinto. Chi ha vinto, ha vinto. Chi ha perso, ha perso. Sommare punteggio dei dadi al monte punti del giocatore. Verificare se il punteggio max è stato superato. Qui però mi serve anche il. Mi servono anche le opzioni perché devo passare questa informazione anche il punteggio massimo. Devo sapere qual è e quindi va passato. È finita la cedrata, quindi bevete responsabilmente, come si suol dire. Quante cose al mondo puoi fare? Ok, verificare se il punteggio massimo è stato superato. Poi che altro c'è? E ora che altro c'è? Un'altra cosa che c'è? Passare il turno. Passare il turno al giocatore successivo in tutti gli altri casi. Bene, ok. Questo è quanto. Quindi, come si suol dire, altra cosa che possiamo fare a questo punto, che facciamo? Che facciamo? Mi sono sguardato qualcosa? No, direi di no. Dovrebbe esserci tutto. Quindi a questo punto direi che basta solo scrivere il codice, hai detto niente, quindi lanciare tutti i dadi. Allora, questo come lo facciamo? Lo facciamo con un bel forin. Dovremmo avere i nostri tokens, quindi sono i nostri dadi. Var L token. Quindi per ogni L token dovremmo lanciarli intanto e vedere se abbiamo un 1. Potremmo farci una lista. Beh, se abbiamo un 1, l'unico modo che abbiamo di fare un punteggio con un doppio 1 è vedere se il punteggio vale 2. Quindi su quello potremmo anche. Quindi facciamo. Var token points, quindi partiamo da zero e cosa facciamo? Incrementiamo i punteggi da zero a DL token get points, quindi tiriamo i dadoni. Tiriamo sul punteggio, incrementiamo da 0 e alla fine in token point. Quindi lancio i dadi.
Ok, e recupero il punteggio, il loro punteggio. E fin qui ci siamo. Quindi, vediamo la X. Vediamo la X che abbiamo pareggiato. Quindi, una volta che abbiamo ottenuto il punteggio, lì abbiamo il punteggio, quindi potremmo intanto fare il confronto se però dobbiamo sapere se uno dei dadi è uguale a 1. Qua, dobbiamo sapere anche quanti 1 abbiamo fatto, quindi questo è. Che potrebbe essere in realtà. Allora, dobbiamo distinguere un po' tutte le cose. Intanto se è uscito un 1. E poi non so che nome dare alla variabile, al momento do questo, poi dopo ci penso perché. Quindi dobbiamo fare un let qui points. Allora andiamo sul token e facciamo get points. Ok. Sento, senza le cuffie, sento grattare un po' il. Allora. Ok. Quindi L points, teniamo su il punteggio. If points, facciamo una variazione. Allora, noi ci serve sapere, quindi se abbiamo tutti uno, che con più dadi è ancora più difficile, oppure se ne è uscito uno solo, è il totale. Quindi facciamo una cosa di questo tipo invece. Questo lo chiamiamo L token score, cioè il punteggio dei dadi. One found, one all, ok, quindi questo lo chiamiamo token points. Se token points è uguale a 1, allora 1 l'abbiamo trovato. Questo potremmo anche impostarlo affinché sia true. Ok. Questo impostiamolo, dobbiamo dargli il valore di. Quindi se è uguale a 1 abbiamo questo. In caso contrario, quello non lo vado a cambiare, ma spengo questo qui. In questo modo, e poi incremento token score di. Vedete come fa? Cioè, voi fate Ctrl V, a un certo punto vi ritrovate in questa situazione dove lui ha selezionato, non si capisce che cosa, cioè si è spostato e non si è capito dove è andata a finire e perché è andata a finire lì. Cioè, io mi trovavo qui, ok. Ho fatto un Ctrl V, ho fatto un altro Ctrl V e puff. Cioè, io mi aspetterei che se seleziono questo, se faccio un altro Ctrl V, non faccia questa roba, ma estenda la cosa a questo e poi da questo si passi a questo, poi a questo, poi a tutta la riga, poi
poi a questa parte, eccetera, eccetera. Quindi, invece, in questo caso, secondo me, lui inquadra questa parte finale, cioè, siccome è in fondo, inquadra da lì in poi, e non capisco perché non. Se invece parto da questo, stessa cosa. Lui seleziona, però per qualche motivo va qui in fondo. È come se io mi posizionassi all'esterno di questa roba qui. Però è incredibile, bisogna trovare il modo di formalizzarla e poi farla riprodurre. Quindi aprirò un bug anche per questo. È un peccato perché comunque si va molto veloci in caso contrario. Quindi partiamo da zero. Abbiamo trovato almeno un 1, false, sono tutti 1, true. Quindi nel momento in cui noi giriamo, se troviamo almeno 1, il flag lo impostiamo, altrimenti spegniamo quello che dice che sono tutti 1. E intanto incrementiamo i punti dei dadi, il token score. Quindi abbiamo i punti e poi abbiamo lo score. Quindi abbiamo anche memorizzato la somma. Verificato se è uscito un doppio 1. Quindi noi potremmo fare in questo modo. Potremmo dire che se è uscito un 1, che forse è il caso più, come dire, più veloce, bisogna resettare il punteggio e passare il turno. Quindi if, lasciamo un pochino di spazio, if one found and not f1 l1 all, in realtà era più facile dell'altro. Se sono tutti 1, che cosa facciamo? Sono tutti 1, quindi è stato fortunato. Poi pausa caffè. Ciao, hai vinto il biglietto per il DevOps Day sul nostro canale. Più info in privato. Sembra spam, ma non lo è. Ah no, vi conosco. Ciao, benvenuti. Intanto, grazie. Ma adesso vi faccio i ringraziamenti. Tanto facciamo lo shoutout. Uè, che stasera funziona, quindi devi sostituire nel link. Ah, qui c'è gente attenta, attenzione. Grazie pausa caffè. Una lotteria non è spam, è una lotteria a cui ho partecipato. C'erano dei biglietti per DevOps Day. Spero di non avere un corso quel giorno lì perché devo ricontrollare. Questa settimana mi hanno pioppato una filza di corsi da fare nelle date più disparate, però adesso ricontrollerò, nel caso cioè, vi faccio sapere quanto prima, anche perché mi sembra giusto a quel punto anche concederlo a un altro. Quindi DevOps Day, DevOps Day, DevOps Day, andiamo a vedere magari di cosa si tratta, così facciamo. Se non lo fate voi lo spam, lo faccio io. Tanto ovviamente il suggerimento è andate a seguire il canale di Pausa Caffè. Ho trovato a Melbourne, quindi non sarà quello, immagino, italiano. È cedibile. Non è come gli sconti della Coop. Avete il link? Così magari se qualcuno interessa dare un'occhiata al sito, magari butta un occhio. Magari può interessare, visto che DevOps è un tema molto attuale, tra l'altro, e quindi ho iniziato un po' a prenderci la mano con Azure DevOps. Task, user story, prendo sempre una balla quando devo. Incontro devops.it, hola, così. Qui è tutta la sera che mi dice si è verificato un errore. Adesso provo a selezionarlo in un altro modo.
Ok, così se qualcuno poi può interessare l'iniziativa. Adesso vado a vedere anch'io perché non mi ricordo. C'è abbastanza presto, 18 marzo. Vediamo che giorno è che l'avevo visto. Venerdì. Speriamo bene. Ma è dal vivo o è online ancora? Non si sa. Forse online. AWS, c'è un sacco di. Sto guardando il sito. Vabbè, voi non lo vedete, giustamente. Mi è venuto in mente questo che. Provo a spostarlo di qua. No, Hotel Savoia Regency. È anche a Bologna, quindi mi è molto vicino. 18 marzo, ricontrollerò il calendario per vedere, essere sicuro di liberarmi per questa data. No, interessante, ci sono molti temi AWS, Kubernetes, abbiamo workshop, ok, l'agenda c'è, ci sarà già questo comunque. Sembra molto molto interessante, quindi sarà un po' in divenire. Vai alla mappa, quanti partner, quanta roba, ovviamente organizzato dal GRUSP, quindi molto molto interessante. Poi magari ovviamente se in presenza e online, okay, è ibrida, quindi perfetto, mi piace, come la mia macchina, quindi già mi piace. Speriamo che a marzo ci sia già una situazione un po' migliore di quella che abbiamo adesso, quindi visto che è pure vicino. Ah, ma siete anche sponsor, c'è anche Pointer Podcast, Git Bar. Tra l'altro, una cosa, io ho un sito, adesso dovrò registrare una puntata perché ho un argomento che mi sta interessando e quindi ne voglio parlare, che si chiama Delphi Podcast, un podcast ovviamente su Delphi. Non l'ho mai detto, non l'ho mai pubblicizzato, ma ho aggiunto una puntata dei consigliati dove ho messo i miei podcast preferiti, tra cui Pointer Podcast, Pausa Caffè, con il link per ascoltare c'è .NET in pillole, c'è Git Bar per essere in codice. E quindi ovviamente non poteva mancare che Pausa Caffè, perché giustamente così, perché mi è venuto in mente la sezione in allestimento, perché ultimamente ne stanno uscendo tanti, tutti interessanti di podcast, quindi il mio latita un po' perché l'ultima puntata è di febbraio 2021, ma lo farò una puntata quanto prima perché non voglio che si pensi che, come dire, l'ho abbandonato, ma è solo un pochino in stand-by perché mi sono concentrato sulle live, ma poi lo riprenderò ben presto in mano. Quindi, ok, quindi qui si diceva token point, torniamo al nostro codice. Grazie comunque mille per i biglietti, un vero piacere. Poi speriamo di beccarci se ci sarà un'occasione di fare in presenza, così ci salutiamo e facciamo un po' di storie su Instagram, che il mio profilo è Piange, che non ne faccio mai, ma perché io non mi piace mostrarmi, infatti mi tengo la testa piccola in un angolo perché altrimenti mi ci devo un po' abituare. Ok, ho perso qualche messaggio dalla chat, no. Devo istituire nel link target points con token points. Ok, allora l'ho fatto, così era quello che è giusto, giusto. Ottimo suggerimento, se no questo buco chi lo trovava? Facevamo 20 lanci di dadi e sarebbe successo un patatrack. Quindi, che ci manca? Che ci manca? Ok, se abbiamo tutti uno, che non si scrive così, ma lo stesso, poi rifattorizzo, ci penso in un secondo momento.
Vuol dire che il giocatore ha una fogna incredibile, una fogna invidiabile, quindi raddoppia il suo punteggio. Quindi vuol dire che se ha 0, se ha 0 è anche sfortunato, però nella fortuna. Quindi i punteggi li abbiamo in questa lista, che poi mi chiedo perché ho fatto una lista. Perché ho fatto una lista di interi? Ma avrei potuto fare un array, tanto che me frega. Sì, tanto questo è il mio qui clear, si fa un set length, forse per questo, per eliminare le e vabbè, tanto lì set length number of players, che è la lunghezza, e poi resetto qui dentro, tanto che mi frega. Player number meno 1, tanto già devo fare un reset, quindi vabbè, cose di poco conto, così non devo neanche rilasciarlo. Avrei potuto fare lo stesso anche per i giocatori, però l'object list mi viene comoda perché così mi distrugge anche i giocatori, e questo è già un vantaggino, un vantaggino per fare prima, così facciamo lavorare un po' Delphi, un po', ovviamente dobbiamo smazzarci anche noi. Ok, quindi tornando a noi, quindi se sono tutti uno, qui abbiamo il turno corrente, cioè l'indice del giocatore, qui abbiamo il suo punteggio, lo raddoppiamo, a questo punto facciamo per 2. E poi passiamo il turno. No, dovremmo verificare se ha vinto o meno. E questa è una casistica. Quindi, se questo è vero, sicuramente sarà vero anche il fatto che abbia trovato almeno un 1. Altrimenti controlliamo se perché non so come scriverlo, se ho trovato 1-1, 1-1, diventa un po'. Se ha trovato un 1, purtroppo per lui il suo punteggio si azzera. Ok, quindi direi che abbiamo gestito questa parte qui. Altrimenti abbiamo stabilito cosa succede almeno sui punti, quindi questo è un po' il concetto. Altrimenti i punti è ancora più interessante. Potremmo fare un turn score, cioè il punteggio del turno, potremmo impostarlo al doppio dei punti. Però glielo diamo solo se, ma no, dai, li tiene per forza, non tira un'altra volta il dado, cioè non, è impossibile che faccia, sì, ci sta. Ok, abbiamo bisogno di tenere anche oltre il turno i punti. Quindi facciamo turn, è un po' generico effettivamente. Allora, facciamo turn score, cioè il punteggio del turno, e questo diventerà il turn player. Ci vado sopra, turn player, cioè il giocatore a tutti gli effetti.
Io ho lasciato un po' effettivamente le istruzioni, quindi questo è il tone player e ci sta il giocatore. Quindi si è trovato tutti uni, gli raddoppiamo, anzi mettiamo nello score, nel tone score. Raddoppiamo il tone score, scusa. Esatto. Cioè noi abbiamo, per ogni turno abbiamo un punteggio che si accumula e il giocatore deve decidere se tenerlo, ovviamente, oppure passare il turno. Quindi se ha trovato tutti uno, facciamo che il punteggio accumulato fino a quel momento viene raddoppiato. Quindi non il suo punteggio, ma quello del turno, che deve decidere se prendere o lasciare. Quindi altrimenti, se ne è stato trovato uno, mi spiace per lui, ma il tone score passa a zero, quindi si svuota tutto quello che ha preso, ma anche quello del giocatore, e questo magari lo vediamo dopo. Quindi qui mettiamo una sorta di quindi qui ci gestiamo il tone score, cioè si resetta o si raddoppia o si resetta, oppure semplicemente si incrementa time score del numero di punti del token score, cioè il punteggio dei dadi. Quindi tutti uno lo raddoppiamo. Un solo 1 è rilevante perché resettiamo, altrimenti incrementiamo il punteggio del turno. Poi decidiamo cosa fare del giocatore, sul punteggio del giocatore, ovvero se ha trovato 2-1 deve per forza passare il turno. No, facciamo. Cosa ci interessa qui? Che lui possa giocare di nuovo, oppure ci sta, quindi ci interessa sapere come varierà il suo punteggio in un secondo momento, però questa è una scelta del giocatore, a meno che non sia forzata. Quindi se abbiamo trovato un 1 e non lo sono tutti, perché altrimenti qui c'è da passare il turno, quindi dobbiamo gestire in questo modo, ovvero il punteggio del turno è già passato a zero, il punteggio del player va a zero pure lui, e facciamo il next turn, che ancora non è implementato, ma ok, vedo che abbiamo anche gli spam stasera, perfetto, allora vuol dire che è un po' come gli artisti quando li prendono in giro, vuol dire che hanno sfondato. Lo spettatore partecipa alla chat per la prima volta e anche per l'ultimo. E abbiamo cacciato lo spammer. Io non voglio visualizzatore, non voglio che la gente mi guardi mentre programmo. Scherzi. Allora, ok, quindi qui facciamo la procedure next turn, oppure un pass, non so come si potrebbe, prossimo turno, oppure passa il turno, passa, boh, quello che è, pass play. Quindi qui ci mettiamo un to do grosso come una casa, gestire il passaggio del turno. Ups. Quindi qui passa, sì,
Sembra quasi Python, questo pass buttato lì. Ok. Quindi, negli altri casi, invece, direi che semplicemente si lascia scelta al giocatore di quindi in ogni caso il pass è l'azione di passare la mano al giocatore successivo. Quindi sommare il punteggio dei dadi, direi che l'abbiamo fatto. Ah no, il monte punti del giocatore, ok. Quello però non va fatto qui perché è solo quando si passa che avviene il giochino. Quindi nel momento in cui si passa la mano, io direi che a quel punto, se il giocatore ha vinto, dovremmo controllarlo prima. Non lo so, dobbiamo vedere l'originale com'è. Comunque questa roba va. Cioè, tocca al giocatore, no, tocca allo stesso giocatore, perché finché lui non dice passo, può sempre ovviamente tornare a giocare. Quindi questa roba l'abbiamo fatta, ovvero abbiamo lanciato i dadi, quindi lancia i dadi e recupera il punteggio. L found. Qui, guarda, te lo chiamo. Any e poi all. Quindi inizializziamo lo score e lanciamo. Determina la variazione del punteggio del turno, che può essere raddoppiato. Sono tutti 1, oppure resettato, oppure incrementato del punteggio. E fin qui ci siamo. Se è presente un solo 1, ma non su tutti, vabbè, dice già la stessa cosa, si resetta il punteggio del giocatore e si passa il turno. Ok, così è chiaro. E poi si esce. In realtà, non, questo non è necessario perché qui non abbiamo nient'altro da fare, direi. Ovvero dobbiamo ritirare il dado e quindi dobbiamo in realtà spostarci in questa condizione del pass. Quindi il pass è un po' come dire mi tengo i punti, quindi andrò sul pass a dire prendo il giocatore di turno, ok, vado nel suo punteggio e gli sommo ton score, che qui sotto è stato resettato, incrementato. Quindi io passo, dico basta, se mi è stato resettato questo vale 0, il mio vale 0 e quindi a quel punto no, non è corretto, devo incrementare questo del punteggio, perché questo è quello che andrà a incrementare il mio punteggio. Quindi incremento i punti del giocatore con quelli del turno, quelli guadagnati. Quindi se ho beccato un 1, qui avrò 0, qui avrò 0, non succederà nulla. Devo verificare se il massimo è stato superato, quindi fammi passare da qualche parte lo score to win o il goal score. Questa è un'informazione che qui non ho, ma
Disegniamolo così, sì, va bene. Andrebbe passato qui dentro. Quindi qui nella create aggiungiamo anche questa informazione in modo che quando noi creiamo il gioco ci facciamo dire anche qual è il punteggio da raggiungere, goal score, affinché si vinca. Chi vince? Vince, si vince questo scorso, non va bene, perché abbiamo visto che va bene così. Molto bene. Questo in realtà potrei anche portarlo fuori, fa lo stesso. Quindi, qui che facciamo a questo punto? If andiamo a vedere se il punteggio del giocatore è maggiore o uguale del goal score, quindi del grazie per il follow Andre Vicca, benvenuto o benvenuta a seconda del mi dirai magari tu. Qui stiamo programmando, ci stiamo provando a fare un gioco di dadi a sdadolarci. Un gioco crudele, soprattutto da scrivere. È in realtà che me la sono voluta complicare troppo, quindi maschio, quindi benvenuto. E quindi ho voluto esagerare, però vabbè, tanto ce la faremo. Quindi allora qui direi che ci mettiamo to do, gestire la vincita. Ok, io sento la musica un po'. Spero non sia troppo alta perché. Un po'. Ok, quindi gestire la vincita, vedremo come. In realtà poi dovrebbe essere abbastanza banale. Impostare uno stato di gioco vinto. Tanto la parità non c'è, quindi ci metteremo un flag. Che scriverà vinto, ok, quindi stop al gioco, è finita. Ok, però lo lascio un attimo lì. Quindi verificare se il punteggio di traguardo o di vincita stato raggiunto, e questo ovviamente lo può raggiungere solo il giocatore attuale, giustamente perché è quello che sta giocando e ci sta, ci sta. Ok, se doppio 1, allora questi li abbiamo già fatti. Sommare punteggi dei dadi, l'abbiamo fatto, va a duplicare. Passare il turno vuol dire che dobbiamo vedere anche che valore c'è in turn player. Questo è l'indice del turno del giocatore, quindi se turn player lo dobbiamo incrementare, immagino, cioè passiamo a quello successivo, poi diciamo che perché non vorrei sforare, non dovremmo sforare il numero di giocatori possibilmente, quindi se è maggiore o uguale, maggiore non lo sarà mai, però si spera, perché altrimenti siamo già del numero dei player, quindi di F players count.
Quindi se abbiamo ad esempio due giocatori faremo 0-1, se finiamo nel 2 allora dobbiamo ripartire dal primo, altrimenti va bene. Quindi oppure controlliamo se meno 1, vabbè quello. Ok. Quindi in questo caso semplicemente toccherà all'altro e l'altro dovrà andare a tirare i suoi bei dadoni. Stavo poi pensando che io qui sto facendo i conti senza l'oste perché dovremmo visualizzare in qualche modo poi anche i punteggi fatti ai dadi e quindi sicuramente qui ci sarà da cambiare qualcosa, ma vedremo un attimo che cosa esporre, che cosa andare a fare, quindi qui metteremo magari un turn points o qualcosa del genere. Qui metteremo, sì, ci sarà da rifattorizzare sicuramente un pochino la logica sia da livello di nomi che ok, quindi qui facciamo, è stato raggiunto gestire la vincita. Qui che ci mettiamo? Qui ci mettiamo passo la mano al giocatore successivo. Ok, quindi gestire la vincita può essere semplicemente un impostare un riferimento al giocatore che ce l'ha vinta e quindi avere una property winner di tipo T-player oppure con l'indice, dipende da lo replayer li creo io, no? Quindi direi che sì, ci può stare, così abbiamo anche già, come dire, facciamoci un campo privato, winner di tipo T-player, normalmente è null, ovviamente, quindi in questo modo io cosa andrò a fare? Andrò a dire, dov'era qui gestire la vincita? Ok, F winner, imposta il giocatore a al player che attualmente ha il turno e poi esco. Quindi non passo a quello successivo. Cioè il pass è accumulo il punteggio, a questo punto se il giocatore ha vinto ha già finito. Ok, qui c'è da aggiornare qualche cosa, c'è da mettere le opzioni, poi gli passerò magari anche tutte le opzioni perché facciamo Scott Win e questo è a posto, quindi la compilazione ce l'abbiamo, ma manca ancora sicuramente un po' di roba, quindi adesso intanto andiamo a recuperarla. Facciamo un po' d'ordine, ovvero sicuramente per un effetto, diciamo, anche di chiarezza, dovremmo far vedere quali sono come dire, i punteggi ottenuti ai dadi, cosa che attualmente non abbiamo mostrato e quindi quella sarà una cosa che dovremo mostrare, perché anzi di solito è proprio la cosa migliore, quindi in realtà qui dovremo recuperare i punti e poi andarli a mettere comunque da qualche parte sul punteggio attuale e quindi scrivere qualcosa. Come facciamo?
Beh, abbiamo l'inizializzazione con un numero di player, abbiamo anche i token che li abbiamo definiti, ce li facciamo passare e ce li salviamo. Secondo me, token score bisogna. Abbiamo già gli score, quindi abbiamo i player score, il toon score. I token score, ok. Anzi, io direi token points. Ok, facciamo un bel intero array di integer. Lo inizializziamo qui. Token points al numero alla length di, ma che c'è length dei nostri tokens. La lunghezza dell'array sarà uguale al numero dei token che tiriamo. Quindi ok, a questo punto dobbiamo fare quanto segue: andare a memorizzarli dentro in modo che quando facciamo il tiro in qualche modo rimangano. Quindi usiamo un'altra variabile, dovremmo scrivere una cosa del tipo token index che va da 0 a length di tokens meno 1. Ok, token item. Token item cos'è? È l'array dei nostri tokens, quindi dei dadi. Token index è il dado 0, 1, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro dado. Andremo a fare questa cosa qui, token points. Punti del dado uguale token L token item, scusate, token points, i token index, cioè i punteggi di quel token diventerà uguale a, in realtà non ci serve neanche salvarcelo, facciamo proprio get points, punto. Vabbè, ci serve perché, come dire, così forse facciamo anche prima a scoprire se è uguale a 1, ma no, io però vorrei ragionare. Oh, few bit, non avevo visto, è un po' che non guardavo la chat. Ben arrivato, buonasera, sei pronto a cimentarti con qualche giochino? Facciamo shootout come giustamente mi ha insegnato lo shootoutino, come se, per usare il termine, se vi piace il retro gaming come me, tra l'altro, ogni tanto passo a dare un'occhiatina ai giochi con cui ti cimenti. Sono un po' di canali di retro game. Questa settimana sono stato un po' giù di tono, avevo più sonno e quindi è stato un po' assente, ma se vi piace vedere retro gaming e ASMR, perché in realtà non lo prendiamo in giro perché lo invidiamo tanto, ma la voce di Few Bit è sempre, come dire, ti calma. Se hai avuto una giornata difficile, ti calma, tu ti guardi i giochi, se fai due chiacchiere, quindi ti rilassi. Mi gola un po' di Delphi, tra l'altro ex sviluppatore Delphi, quindi è un caso, noi di Voyager pensiamo di no. invece sono qui sul codice, allora, quindi recuperiamo, qui ci stiamo provando a farlo un gioco, ma siamo
ancora indietro, no, indietro no, però stiamo un po' curando la logica. Un gioco di dadi un po' crudele, ma che ho chiamato Nimel, che in dialetto reggiano emiliano sta per maiale, perché il gioco originale si chiama Pix, perché ce n'è anche una versione dove si tirano maiali e se i maiali assumono certe posizioni fai punti e devi aggiungere un totale, se invece ne assumono, se ne capita uno storto o non mi ricordo in che posizione, ti si resetta il monte premi e torni a zero come nella migliore nelle migliori tradizioni. Ok, allora qui facciamo, prendiamo i punti. Ok, e poi ci memorizziamo anche. Poi, perché non funziona vabbè, giusto, c'ha ragione. Non funziona perché non c'è nulla di uguale nel pezzo di c'è solo quel pezzo qui. Quindi prendiamo i punti. Prendiamo i punti, se è uguale a 1 mettiamo true, altrimenti spegniamo questo flag che dice che sono tutti 1 e ci dobbiamo salvare anche il punteggio. E dobbiamo anche incrementare il token score, punteggio totale con L points. Quindi alla fine che cosa ho cambiato? Che l'ho solo salvato in questo punto qui, ok. Che ci sta, così lo andiamo. Guarda, chiamiamolo così. L token points. Prendiamo i punti, se è uguale a 1, incrementiamo e salviamo. Ok, così abbiamo tutto. Dobbiamo salvarlo perché dovremo visualizzarlo senz'altro, quindi e probabilmente anche questi, secondo me, dovremo in qualche modo andarli a mostrare per sicurezza, per far vedere che c'è una condizione particolare, ovvero sono 2-1 e quindi non so, far vedere un effetto oppure un altro, ma adesso ci pensiamo. Lanci dadi, salva il loro punteggio e aggiorna il totale del turno corrente. Quindi diciamo un po' più di cose, quindi 0 token score, i token points. Ok, qui va a aggiornare. No, lo faceva sotto, quindi qui andava bene così. Ok, qui fa la variazione del punteggio del turno e qui passa se serve, quindi ok, fin qui ci siamo. Passa la mano, quindi io posso fare play, 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 a meno che non sia costretto a passare la mano perché ho beccato un 1, ma non sono tutti 1. E allora mi resetta anche il punteggio, mio malgrado, oltre a questo che abbiamo già gestito. In questo caso mi toccherebbe anche passare, quindi passare ha l'effetto di incrementare il punteggio, vedere se ho vinto bene, altrimenti si passa al giocatore successivo. Boh, secondo me più o meno ci dovremmo essere come logica di gioco. Come facciamo a testarla? Io ho predisposto una console, ma non ho molta voglia di usare la console. Preferirei, però, potremmo anche utilizzare temporaneamente la console e poi vedere la grafica in questione. Io qui avevo creato questa logica qui, quindi andrei a definire con quali token giocare, quindi in questo caso con due dadi. Quindi come potremmo fare?
L-Tokens. Vediamo se me lo fa scrivere come array. Tanto qui usiamo tutte le unit, quindi facciamo create cube token, create cube token. Accetta, gli piace? Sì. Allora, siccome voglio essere sicuro, aggiungiamo anche questo report memory leaks on shutdown, che se lasciamo un po' di memoria in giro non deallocata si arrabbia e quindi ci segnala questa condizione. Allora, creo i token dadi, non dati, con cui giocare. Quindi quel create cube token, crea un dado, ne faccio due, però ne posso già creare di tipo diverso e crearne n, quindi avere, non so, un dado che invece che l'1 ha l'1, il 3, il 10, un po' tipo quello di Terence Hill, quello con cui faceva 14. Ma come hai fatto a fare 14? Non potevo mica fare di più, quindi il dado da baro, come dire. Qui partiamo con questi due. Queste sono due funzioni che ci danno due token con l'interfaccia, quindi nel momento in cui l'array non esiste più, dovremmo avere la finalizzazione anche degli oggetti e quindi non dovrebbe rimanerci il memory leak. Poi andiamo a creare il gioco e alla fine lo distruggiamo. Quindi qui sul while true, quello che dovremmo fare è provare a prendere qualche comando, ad esempio per iniziare il gioco. Per iniziare il gioco ci dovrebbe bastare. Allora, intanto dovremmo configurare le opzioni, però nella mia impostazione ho messo numero di giocatori 2 e punteggio per vincere 100, se non ricordo male. Facciamo control click, 2 e 100, esatto. Quindi, a meno che non abbiamo bisogno di cambiare le opzioni in qualche modo, queste potremmo lasciarle come sono, altrimenti andiamo qui, mettiamo 3 giocatori. Per come l'ho pensata, la logica dovrebbe andare bene a prescindere dal numero di giocatori, quindi lasciamo tutto com'è. Quello che dovremmo fare è dire lgame start, quindi potremmo iniziare un gioco. Lui qui vuole i token con cui giocare e noi ce li abbiamo qui fuori, le tokens che vuoi. Perché ti arrabbi? Perché non ti ho detto di che tipo sei e quindi tu come figuri, scusa, come array dinamico de che? Boh. Allora adesso ti dico che tu sei questo. Non avendogli dato il tipo, avrà fatto un array di oggetti o avrà messo un tipo arbitrario. Mentre qui gli ho detto: sei un array di token e questi sono i nostri token. Quindi glielo passiamo. While true. Beh, insomma. Qui dovremmo leggere un comando, direi, finché non usciamo. Quindi facciamo un bel read line. Perché non mi ricordo più come si fa read line. Così si fa, no? Giusto. Var l command, 2 punti uguale. O si passa come parametro. Forse si passa all'interno. L command di tipo string. Ok. Momento di lapis del vecchio, vecchissimo Pascal.
Poi facciamo case lcommand, anzi uppercase di lcommand of la favelas, perché qui lui vorrebbe una costante, però se non ricordo male si può fare una cosa del genere. Che roba è, quello che vuoi. Ordinal type, c'hai ragione. Capito, perché lui vuole questa cosa qui, vuole uppercase. Questo vuole questa bella roba qui, poi forse ce la possiamo fare. Senti, dammi una formattata perché non ci capisco più niente. Ok, ha formattato un po' alla viva. Ok. Char and integer. Aspetta. Ah, alleluia. Quindi qui potremmo fare un break del ciclo. Controlliamo se la lunghezza del comando torna su. Ok, mi sono arrugginito sulla console di scriviamola così. Ok, qui recuperiamo carattere di quello che abbiamo scritto e se x usciamo dal ciclo se invece s facciamo game start con i nostri tokens. Questo adesso andrò a togliere e implementiamo un po' di comandi, vediamo se funziona qualcosa oppure non funziona proprio niente. Vado in debug, se faccio la X esce, ok, quindi quello funziona, almeno vedo che sta facendo il giro. Quindi quello che dovremmo andare a fare adesso belli belli sarebbe andare a gestire, a stampare lo stato del gioco, ovvero al netto di digital comando qui stampo lo stato di gioco. Beh, oddio, in realtà in realtà ci sta, così abbiamo una foto completa di quello che stiamo facendo. Quindi quando iniziamo a giocare, noi siamo qui, stampo lo stato di gioco, if game lgame playing. Quindi se sto giocando,
perché altrimenti non faccio nulla in quanto non ho un gioco in corso. In quale occasione la lunghezza che ho digitato può essere minore di 0? Nessuna, ma io la metto per abitudine. Metti che mi dia un meno 1. È un po' come Bender di Futurama quando sogna gli 1 e gli 0 gli sembra di vedere un 2. Io più o meno ho la stessa fobia, cioè per quanto mi riguarda, se è 0 o minore di 0, minore non penso te lo dia mai. Leggiamo la documentazione, però, come dire, magari un valore negativo o qualcosa del genere, io lo metto sempre per sicurezza, quindi perché lo vedo un po' come il contrario di maggiore di 0, quindi scrivo minore o uguale di 0 e sono tranquillo. Però effettivamente, cioè, va bene uguale a 0, cioè, quindi sono io che sono malato, per cui. Però a parte quello, non dovrebbe mai succedere questo. Se succede, appunto, è come Bender che vede il 2 quando sogna nel castello. Quindi, se stiamo giocando, dobbiamo stampare un po' di robe, tipo. Realtà non è vero, cioè dipende, allora. Beh, la logica la possiamo invocare perché sono cose da matti come me e te, nel senso che anche tu fai questo ragionamento, cioè su queste qua sono quelle cose un po' come quando sono in macchina e metto il volume della radio, cioè non c'è il 16, il 21, cioè 15, 20, faccio solo numeri pari come il volume di Windows, il volume del. Infatti poi si sente perché c'è un c'è un audio sparato e stasera non riuscivo a saltarci fuori. Quindi sono quelle cose compulsive, ossessivo-compulsive che andrebbero studiate in qualche modo. Quindi allora, quindi diciamo così, qui allora quindi mettiamo start, poi dovremmo mettere anche un Q. Per quit, così se si rompe i quit vuol dire ovviamente facci i programmi di messaggi easter egg che non sarebbero mai apparsi perché risultati di condizioni impossibili. Sì, ma questo è, cioè, quello è anche una cosa, appunto, come dire, che ci può anche stare, quindi. Allora, facciamo che alcune cose le stampiamo solo qui. Avvio del gioco. Nuovo gioco, anzi, start. Interruzione. Fine gioco. Ok. Comunque sì, è proprio robe da sviluppatore, quindi programmatori. Qui abbiamo proprio uscita dal gioco. Immaginavo che chi li avesse visti con l'esadecimale li avrebbe trovati parecchio strani. Per trovare gente che va a analizzare dei messaggi. Allora, fine gioco. Perfetto. Quindi nel momento in cui iniziamo a giocare, qui dovremmo scrivere a chi tocca. Ok. Quindi se stiamo giocando, scriviamo a chi tocca, scriviamo. Eccomi. Beh, comunque mi fa piacere di non essere il solo, avere le turbe mentali che ha quindi queste cose, ma a quanto pare è una cosa abbastanza comune tra persone diverse, di generi diversi, mestieri diversi, quindi deve essere una cosa. Allora, bright line, quindi poi avremo un gioco per il tira, quindi per il
per il play. Cavolo, play e pass non si può chiamarli. Non c'è il play, come potremmo dire. Uno sfida alla sorte, un lancio dei dadi. Non voglio chiamarlo. Va bene, dai, ci può stare, quindi. La mia session, vediamo la session. Ho usato dei nomi un po' infelici. Play, pass. Vorrei chiamarlo try, no? Perché, porca miseria, mi tocca metterla ai commerciali, mi rompe le scatole un pochino. Quindi, tirare i dati. Stroke. Si dice stroke? Può darsi, dai. Prendiamo quello che mi piace, poi dopo. Oh. Questo refactoring che c'è sempre dei problemi. Anche quello va rivisto completamente. Adesso che c'è il. Chiamiamo lo stroke così abbiamo. Ah, però cavolo, mi va in conflitto con la S adesso. Devo trovare un'altra iniziale. Che abbiamo la S di stroke invece di start. Beh, nuovo gioco, facciamo N, così siamo a posto. Lo stroke è l'ictus. Se ho un infarto o una cosa, no, ma il verbo ovviamente. Ah, tirare i dadi. Facciamoci aiutare da cosa? Da cosa? Non fosse una persona. Aiuto, che luce. Allora, rileva lingua inglese. Tira e sì. Tira i dadi. Roll the dice. Roll è perfetto. Roll perché anche rollare, ok. Ci sta, ci sta. Quindi rock, poi anche rock and roll. Devo reinstallarmi MMX perché questo è veramente. Allora, roll the dice, vero? Roll the dice, roll the dice. Lictus. Quindi qui lasciamo S di start, poi facciamo il roll. Mettiamolo qui via. Roll. Lancio i dati. Oh, è una fissa, mi viene sempre da scrivere dati. Un po' come quando session. Però dobbiamo game playing. Allora possiamo accedere a session roll. Quindi se facciamo un roll baby roll begin, dobbiamo stampare ce la posso mica fare stasera. Dobbiamo stampare. Allora, facilitiamoci il compito. Var l token count. 2 punti uguale length di l tokens. Così sappiamo già quanti sono. E tiriamo i dadi. Quindi facciamo. For in, no, for token index da 0 a token count meno 1 e
Ah, non li ho esposti. Per la miseria, perla. I famosi token points. Ci vogliono i token points. Chicken pox. Allora, tiriamo fuori points. No, ce li abbiamo già qui, perfetto. Token points, i token index, write. Qui ci vuole un token index più uno. Che vuoi? Manca un var. Quindi il numero del dado. Facciamolo così. Oh, incredibile, incredibile. Ok. E poi facciamo write line e tiriamo fuori questa roba qui. Poi tiriamo fuori il punteggio del giro e il punteggio totale. Quindi dobbiamo tirare fuori qui anche il toon score. Tiriamo fuori a tot che fa un problema, come diciamo dalle mie parti. Tranne i token points, scores, property, turn score, integer, read, turn score e property, turn player. Voilà. Anche se poteva essere un current player. Sì, dammi fuori. Facciamo prima a fare un'interfaccia grafica, veramente. Ci sto quasi ripensando. Abbi pazienza, tornando alla verifica della lunghezza del cono digitato, non funzionerebbe ugualmente anche senza quell'if. Perché dopo vado a prendere il primo carattere, quindi il primo carattere di una stringa vuota mi dà index out of bounds. Qui, dov'è? Dopo il comando lo metto in maiuscolo e poi vado in chars, caratteri, prendo il primo. Se è una stringa vuota, secondo me lì mi fa un dito medio, come si suol dire. Scatena un'eccezione di quelle che fa scappare anche il gatto, che stasera non è presente, infatti si vede la fatica che facciamo nel tentare di... Io quasi quasi butto giù un'interfaccia di massima, che sono stanco di... ci vuole troppo tempo a farlo su nella console, anche se ormai ho fatto quasi tutto. Token points non l'ho definito, sì. Che ci manca? Che ci manca qui? Ah, ci manca che get current player. Beh, questo aspetta, lo vediamo proprio se ci serve. Allora faccio un prego, prego, siamo qui apposta, come si può dire. Allora, veramente qua, no dai, facciamo un'interfaccia su. Però non mi ricordo se adesso devo aggiungere tutte le... Avevo fatto un altro progetto. Core,
Anima Core, beh, alcuni ci sono già, mi dirà che li ha già aggiunti. Qui c'ho solo questo, se non ricordo male. UI, adesso basta, ci facciamo un'interfaccia grafica e facciamo prima. A costo di abbozzarla. Allora, game action list. Magari senza particolari fronzoli, però meno. Con dei pulsanti delle label, ma se non altro qualcosina ci viene un po' più comodo forse. E ci avviciniamo così almeno al gioco effettivo che magari riproduciamo in un frame e poi vediamo. Giusto, 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 giusto. Facciamo un Fire Monkey Frame. Gli diamo una bella allargatina. E lo mettiamo sotto UI, questo lo chiamiamo un'email UI frames session o in game o playing o match partita. Infatti più che session potremmo chiamarla match, ma fa lo stesso. Allora, qui il name diventa match frame. Ok. E invece qui questo lo andiamo a mettere di là. Al momento lo istanziamo brutalis. Quindi nuovo frame, match frame, path. Lo buttiamo lì dentro e qui lo chiamiamo, lo lasciamo così. O lo possiamo chiamare così, tanto. E quindi qui gli diciamo allineati al client, allargati così, close, chiudi tutto il resto. Abbiamo il nostro simpatico frame con la sua implementazione. Buttiamo dentro la action list, ce l'ho ancora, ok. Questo è poi più il match action list, vabbè, è lo stesso, che chiama funzioni del gioco, quindi va bene. Va benissimo, va benissimo. Allora, quindi cosa possiamo fare con il nostro gioco? Possiamo avviarlo e interromperlo, quindi potremmo iniziare già a buttare giù un po' di azioni, che così lavoriamo visuali. Game start action, che è il testo, quindi non name. Il testo è start. Poi facciamo un game stop action, quindi un'azione per stoppare. No, non stop, faccio quit. Chiamiamolo come si deve, quit action. Poi aggiungiamo l'azione di session role action, quindi lancia. Abbiamo la session pass. Action, passiamo la mano, un piede, quello che ci capita. Mettiamogli dei nomi, passa, passaparola, lancia, quit, esci, più che esci, ma sì, esci, start, inizia. E secondo me più o meno come azioni non è che abbiamo altre cose da aggiungere. Game start, quindi game quit, role, pass. Mettiamo giù tutte le nostre azioni. Ci schiaffa un commentino, altrimenti Delphi ce le elimina tutte il prima possibile. Allora, l'ideale qui sarebbe avere un bel singleton del gioco.
all'interno dell'app, oppure farci passare un game. Ma no, ma chi se ne frega? La creiamo qui dentro. Fgame di tipo di game. Ci importiamo la nostra unit. Qui facciamo la create sì, del componente, chiamiamo la versione ereditata, facciamo un'istanza di game create, ok, poi mettiamo anche. Ecco, sul destroy, questo CTRL spazio destroy, quando date l'invio, vedete come la linea tacci sua, tacci. Io sistemerei proprio quelle poche cose qui. È strano perché non dovrebbe neanche essere una cosa così, voglio dire, complicata. Cioè, sono proprio banalissimi come. Eppure, distruggiamo il gioco. Ok, quindi sullo start dobbiamo chiamare game start, gli dobbiamo passare i token. La definizione dei token me la scopiazzo esattamente da quello di prima, ovvero da qua. Si arrabbia perché non ho importato la unit dei tokens in interface, può andare bene, mentre metto in implementation quella dei cubi, altrimenti non posso chiamare create cube token. Quindi qui abbiamo i due token e facciamo lo start. Sul quit chiamiamo fgame quit, basta. Sul pass fgame pass, fgame session pass. E qui chiamiamo fgame session role. Perfetto. Finita la cedrata, adesso una cosa molto importante per controllare queste azioni è l'evento onUpdate, ovvero il game start action è abilitata se not fgame playing, se non stiamo già giocando. La game quit action è abilitata se stiamo giocando. La game pass, no, la session pass action è abilitata se stiamo giocando. Direi che dobbiamo mettere sulla sessione anche qualcosa che dica se la sessione è stata vinta o meno. Qui abbiamo il winner. Io direi di fare un one. Quando è che è vinta? Quando abbiamo assegnato il winner. Il winner agida, la metto perché è più comoda, ovviamente da playing and game session, se non è stata vinta, ovviamente. Non ricordo mai, il scorciatoio del leader, qual è la sequenza di tasti che premi per elencare le unit? Le trovi vicino al comando, Alt F11. Fa comparire l'elenco delle unit, però lo trovi anche qui di fianco al. Se vai su File Use Unit,
fianco a ogni comando ci trovi il suo shortcut, così ogni tanto anch'io non mi ricordo, oppure uso quelli di Visual Studio e faccio dei casini assurdi. Anche qui potevamo farci però una cosa del genere, così interroghiamo una volta sola. Running L playing and not game session. Poi vabbè, li cambierò. Not L playing running, che poi è una cosa che in realtà potrei mettere direttamente nel playing questa cosa qui, ma come dire, non. Ok, compilata ci sta bene per vedere che quello che abbiamo scritto abbia almeno un senso. Quindi dobbiamo visualizzare un po' di cose. L'aggiornamento dei comandi ci sta, però quello che dovremmo a questo punto iniziare a vedere è mettere giù intanto un po' di pulsanti. Adesso io li metto giù un po'. Come si dice la CDC, in maniera cinofallica, come si usa dire. Quindi mettiamo giù questi, uno nello start, l'altro il quit, così iniziamo anche a vedere qualcosa, se no game. Val property value, grazie, volevo game start, game quit, forse stato game stop, era la catena dei videogiochi. Session pass, session, no, prima in role, passa lancia, no, va bene, dai. Ok, ai pulsanti vado a dare poi un nome in seguito. Poi voglio vedere i punteggi totali, voglio vedere i punteggi parziali e alla fine di due player, quindi lavoriamo con due player, player 1 e player 2, quindi mettiamo giù delle label belle visibili. No, come dire, questo ovviamente è un'impostazione volta a creare una visualizzazione iniziale, poi chiaramente ok, come li mettiamo così. Ordline training center, quindi qui ci scrivo 1 che è il giocatore 1, qui ci scrivo 2 che è il giocatore 2. Poi metteremo un layout, metteremo un po' di cosine almeno per formattare un po' meglio. Allora, qui voglio un paio di label, non ce l'ha lo sfondo, no? Non ce l'ha, no, perché se voglio uno sfondo devo mettere un bel rettangolo. Ok, qui ci mettiamo i due dadi. Allora, facciamone uno, prendo la label, gliela incollo all'interno e gli vado a cambiare il colore, ma giusto perché si riconosca che sono colori dei dadi. Ok, per il momento lasciamolo così, poi lo
lo raffineremo in seguito, dado 2, quindi poi ci vuole il parziale del primo giocatore e parziale del secondo, quindi prendiamo questo e mettiamo qui un cambiamogli il colore, cambiamogli anche la dimensione, il colore facciamo che questo è il totale, quindi lo mettiamo di che colore, di che colore? Capito perché ho scelto magenta, ma hai dato fucsia, cioè anche qui la storia del. Allora, prendiamo colore, allora un bel blu. Magari lo piantiamo anche in bold, in boldi. È arrivato anche la mascotte. Buongiorno. Ben arrivato. Che c'è da lamentarsi? Fame? Allora. Ok. Poi c'è quello del turno, che potremmo metterlo qui in mezzo, però ovviamente l'interfaccia fa schifo, quello non c'è bisogno di dirlo al momento, ma la dovremo un pochino raffinare, magari anche colore, forse un po' più meno incisivo, troppo poco incisivo questo. Ok, qui poi ho messo dei gran 1, ma in realtà poi qui ci andrà un punto di domanda, o per la verità poi nulla, perché quando siamo a 0 chiaramente faremo vedere degli zeri, ma ok, anche qui stessa cosa. Affinare e sono due. Ho perso il primo, cos'è che se. Non ho capito il riferimento, mi sono perso il. Mi sono perso il primo. Che cosa ho detto? Spero di non aver detto niente di compromettente. Quando sono un po' stanco, sì, posso delirare, quindi. Allora. Raffinare e affinare sono diversi, sì. Ho detto raffinare. Ma io lo rendo raffinato, non affinato. No, non è che sono stanco, quello è voluto, è proprio così, quindi. Beh, in un certo senso, dai, sono molto simili come. Adesso andiamo sul dizionario, andiamo a vedere. Diciamo rifinire, così. Sì, dica. Dica gatto, non so se lo sentite, ma è arrivato il. Tu hai fame, ma tu avere già mangiato, e quindi a meno che non vuoi scrivere del codice, mi spiace, ma. Allora, aia, mi fai male. Quindi andiamo a mostrare un po' di dati qui sopra, ovvero che andiamo a far vedere. Se stiamo giocando, faremo vedere qualcosa, altrimenti faremo vedere nulla. Nulla di nulla. Il che è giusto. Cioè, aspetta, mettiamo tutta sta roba al momento in un proprio layout improvvisato, ma proprio giusto per fare.
In modo che stai facendo tu? Ah, cioè, gatto che quando decide di andare in mattana. Allora, spostiamoli un pochino, così riesco a metterli tutti all'interno di uno stesso layout. E magari ci mettiamo anche questi veramente brutta questa interfaccia. Ok, quindi aspetta che lo faccio un po' grandicello, tanto poi appena ce li butto dentro si spostano tutti, quindi a meno che non lo faccia proprio come direbbero i dentisti, grande grande grande. Allora, questi stanno bene qui fuori. Questi. Senti, gatto, lascia stare quella borsa. Ti vuoto la cedrata in testa, stai attento. Allora, spostiamo nel layout. Ok, spostiamo anche tutta questa roba qui. Sempre nel layout. E poi mettiamoci anche i due rettangoli. Voilà. Il control selection funziona ancora anche in FarmOki, per fortuna. Se no avrei selezionato il layout. Molto bene, ok, così questo lo chiamo game layout, quindi game layout è visible se stiamo. Non abbiamo messo il vincitore, quindi il vincitore presto detto, gli mettiamo. Boh, una. Qui. Ho mangiato un po' lo spazio. Sono andato un po' troppo vicino. Gli mettiamo una scritta qua sotto, via. Poi stravolgeremo tutto, cioè, meno la logica. Label. L'ha già messa qui dentro, ovviamente no. Qui. Ok, mettiamo lì. Qui ci andrà il vincitore. Purtroppo lì dobbiamo battezzare un po', quindi tranne questi. Allora, questo è lo score 1 label. Score 2 label. Torna score label token 1 score label token 2 score label. Bene, bene. E winner label. Allora, game layout visible source e giochiamo. Mentre giochiamo, dovremo mostrare, allora, sulla player, non mi ricordo già più come li ho chiamati. Ok, sulla score one label. Potremmo chiamarla, la chiamiamola Player 1 score label. Player 2
label. Text uguale. Allora, questo se stiamo giocando, ovviamente. Player one score label. Text uguale a intera stringa di game session. Facciamo così, session punto uguale game session, così non scriviamo session scores di 0 e abbiamo player 2 scores di 1 e abbiamo i punteggi. Poi abbiamo punteggio dei dadi o del turno, toon score label text into str session toon score. Dobbiamo sapere anche a chi tocca e quindi che facciamo? Che facciamo? Mettiamo un ci andavo un riquadro anche qui. Uguale momento metto solo delle label, poi che ci mettiamo? Compila, vado, buona live. Oh, grazie per la presenza, mitico Fubit, buona live, buon gioco. Oh, volevo fare una partita anch'io, ma è un altro gioco, ma mi sa che verrà tardi. Allora, player label o current label. Alla prossima, grazie mille. Allora, player label. Current label c'è scritto, ok, current label text do punto uguale into str session turn player più 1 e così abbiamo il giocatore, ok. Però se abbiamo la vincita, dobbiamo far vedere tutto. Ok, quindi session, abbiamo vinto, winnerLabel.text è uguale a session winner name. Altrimenti winner label text è una bella stringa vuota, stringa vuota, stringa vuota. Quindi abbiamo preso questi due. E cosa ci manca? Ci mancano i punteggi dei dadi e quello del turno, ce l'abbiamo già. Quindi dei giocatori ce l'abbiamo, del turno ce l'abbiamo, mancano sì quelli dei dadi. Quindi che io ho chiamato token 1 score label, token 2, token 1 score label text into str l session token points. C'è un po' una commistione di points score, ma poi la sistemeremo. Ok. Quindi direi che più o meno abbiamo agganciato tutto. Ci manca qualcos'altro? Forse no, forse sì. Facciamolo crashare, facciamolo andare
Allora, al momento non si vede nulla perché il gioco non è avviato, così vediamo se funziona qualcosa. Se faccio inizia. Mi sono scordato di. No, c'ha ragione, c'ha ragione, c'ha ragione. La session, il nome del giocatore. Non è. È fatto così ed è giusto. Perché c'è un number. Inizia. Ok, è tutto a zero, quindi tocca al giocatore 1 che lancia i dadi. Ho fatto 3 e 4, quindi arrivo a 7. Prova a rilanciare. 4 e 2, arrivo a 13. Prova a passare, quindi prendo i miei 13 e mi devo resettare tutto. Sono somaro. Beh no, arrivo a 13. Adesso tocca all'altro giocatore. Sì, questo comunque va resettato per forza. Quindi sì. Perché altrimenti se lancio sono a 13 e non va bene. Vabbè, nel culo che c'ho, ma mi ha azzerato tutto. Quindi ora tocca di nuovo al primo. Lancio, faccio 6. Prova a passare, passa 19. Qui ha fatto. Oh, sfigato come nulla il 2, cioè veramente. Lancia. Ah, mi sono resettato tutto anch'io. 1 più 3, giocatore 2, lancia 10, allora passa, tocca a me, lancia, vedi che faccio 16, c'è un valore che non ho resettato, maledetti, maledetti, e dov'è qua, dove c'è il pass, toon score. Me lo incremento, verifico se il punteggio è stato raggiunto, altrimenti prima di passare la mano azzero il punteggio, del turno, giusto, score. A zero, se no l'altro giocatore si piglia i punti del primo perché non sono ancora stati azzerati. Non sono ancora stati trattati perché non è ancora stato sposato. Quindi, citando il bisbetico D'Amato, quindi inizia, riproviamo. Allora, lancia 4, 2, 6. Ok, lancia, rischiamo. 2, 4, arriviamo a 10, poi passo. Quindi 10 e stavolta sono a 0. Stavolta è andato, stavolta abbiamo resettato. Giocatore lancia 3 più 3, 6. Rilancio 3, 1, 0. Ta, 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 ta. Ancora 1, 1 non ci è venuta. Quindi. Porca puzzola, stavo eseguendo la roba sul server, poi guardo il log e non trovo nulla in fondo. Provo di nuovo niente. È passata la mezzanotte ed è cambiato il pallino. Eh sì, dipende da come. Ma stai guardando il log, ma stai lavorando, non puoi lavorare a quest'ora, non va bene. Devi fare delle live che è uguale. Stai scrivendo codice a quest'ora. Sì, in effetti mi hai ricordato che è mezzanotte, quindi magari anche noi dovremmo dalle 9:30 magari interrompere. Però diciamo che volevo arrivare a un risultato. Qui qualcosa funziona, quindi compila, quindi va un po' un pochino, e quindi sono stanchino anch'io, e te credo, quindi a domani venerdì ci si rilassa. Si rilassa poco. Tanto c'è pure la palestra, quindi mi metteranno sottotorchio a fare esercizi dai nomi assurdi tipo Barbies, Crunch. Quando ho detto il Crunch gli ho detto sì, masticare sono capace, invece intendevo un'altra cosa.
Ha detto no, se sono addominali allora è un po' diverso, ma comunque va bene. Quindi allora, giocatore 1, lancia 2 più 5, 7, passa, siamo a 17. Giocatore 2, lancia 2 più 3, 5, lancia 5 più 4, 14, passa. Giocatore 1, lancia 5 più 3, 8, via, passa. So che avevo messo il 100 come limite, ma avevo tutti i valori un po' bassi, pur avendo due dadi. Lancia 6, 2, 8. Lancia 6, 6, 20. Passa. Giocatore 2 sta avanzando. Giocatore 1 lancia 2, 4, 6. Mi sto entusiasmando facendo la parte di due giocatori, non voglio solo dire questo. Passa. Lancia, ah, 0, quello più avanti passa a 0, quindi tocca di nuovo all'1, lancia, faccio 10, 10 me lo tengo. Giocatore 2, lancia, fa 7, lancia ancora, fa 0 e passa la mano al primo. Il primo, 4, ah no, devo lanciare, giusto. Lancia, faccio 9. Passo e arrivo a 50. Mi sta andando bene, ci vorrebbe una botta di raddoppio e poi dopo lancia 4 e 1. Non arriva mai l'1 uguale, è molto raro, devo dire. Però ci sta perché farebbe il raddoppio montepremi, quindi lancia di nuovo. No! Sono tornato a 0. Lancia di nuovo il 2 e passa. Lancia. Lancia, lancia, si azzera tutto. L'uno viene fuori troppo spesso, dai. Passa, lancia, e via, azzerata ancora. Lancia, passa, lancia, azzerata ancora. Lancia, passa. Sembra che giocatore 2 stia andando in vantaggio. Giocatore 1 lancia, passa, lancia. Lancia, passa, lancia e torniamo a 1 di nuovo, lancia, o quando da 1 in 1, da 1 anche l'altro, quindi che non ci salteremo mai fuori. Troppo. Guarda quanti 1, non ci viene neanche un doppio, non c'è ancora un doppio. 1 e 4, 3 e 5, 1 e 1. Montepremi 16, passa 5-6. Comunque si direbbe che funzioni nella sua logica contorta di gioco. Funziona fin troppo bene perché se anche avessi messo la fine a 50 non ci saremmo ancora arrivati. E quindi dobbiamo provarci. Quindi adesso lo abbasso, mettiamolo a 50, però tiene abbastanza il gioco, abbastanza longevo. Poi forse sulla distribuzione dei numeri casuali bisognerebbe un po' vedere qualcosa, ma inizia, lancia, 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 chi troppo vuole nulla stringe. Lancia, ha fatto le stesse cifre, lancia, 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 lancia. Lancia, oh, questo 1 è impressionante. È anche vero che così è molto più difficile vincere perché essendoci due dadi, l'1 sull'1 viene fuori abbastanza. Se è uscito con la X, devi premere quit. Ah, qua non l'ho messo il quit, è vero, tra l'altro. Quindi lancia, lancia, passa, lancia, lancia. Lancia, ce la faremo mai. Dovrei ridurre un po' qualche uno oppure fare un po' di. Così diventa bello entusiasmante. Quindi non si riesce a vincere, per cui. Lancia,
Incredibile. E qui verrebbe comodo avere magari tipo molte più cifre, quindi inventarsi dei dati. Scusa, esci. Beh, esci interrompe solo il gioco, però. Cioè, esci inteso come esci dal gioco. Se clicco esci, dovrebbe eliminare la session e quindi praticamente mi pulisce mi elimina la session, quindi mi elimina il gioco corrente. Abbiamo ancora il game, però sta aspettando che io faccia inizio di nuovo e riparto da. Ok, dai, però per funzionare funziona. Non si riesce a vincere così perché è troppo. Con due dadi è troppo difficile. Perché è troppo facile arrivare a zero e quindi 11 passa 10 passa vincitore player 1. Yeah, ce l'abbiamo fatta a farne vincere uno. Abbiamo il vincitore. Vedete che avendo vinto i due tasti mi si sono spenti perché non posso né passare né lanciare, non posso né scendere né salire. Né scendere né salire, come dice Aldo. E quindi, dai, funziona. È brutto da vedere al momento perché ovviamente non ha, come dire, non ha abbellimento grafico, però qualcosina siamo riusciti a implementarla. Quindi abbiamo potenzialmente la possibilità di usare dadi di tipo diverso, con valori non solo da 1 a 6. Abbiamo gestito un caso particolare dei due uni che si è verificato una volta sola. Puoi fare il doppio del punteggio con qualunque valore doppio per arrivare prima alla soglia di vincita. Sì, dopo ovviamente bisognerebbe mettere, non so, magari ne fai due uguali e raddoppi, l'uno te l'abbona oppure l'uno ti dà un jolly, che ne so. Cioè, dopo nel gioco ovviamente bisogna. Si può andare a incicciarlo un po' con tutte le cose che potrebbero risultare carine da implementare. Beh, magari ci lavoro dietro e potrebbe anche se uscirci fuori qualcosa di bello, quindi si potrebbe anche provare. Adesso lo stiamo testando in Windows. Direi che per stasera direi che ci fermiamo qui. Complimenti a chi è ancora collegato per la resistenza, perché è quasi me è la mezza, quindi i jolly ci starebbero benissimo. Sì, perché la mia idea era quella di over i jolly e quindi diciamo che con tipo un doppio magari ti guadagni la protezione, te lo bruci, oppure anche tirare fuori anche lì una famiglia di carte create con delle funzionalità e quindi da lì poi si andrebbe a. Però si complica parecchio e quindi dopo c'è da lavorarci e sì, ma magari se piace potremmo anche prendere questa strada e vedere. Dopo diventa un po' la questione di creare tanti if oppure avere una serie di regole che vanno a valutare i punteggi che sono usciti, i vari dadi, e quindi al momento noi potremmo passare in qualsiasi momento da due dadi a n dadi, e con questa logica perché non l'abbiamo, abbiamo un'interfaccia che ne fa vedere due, però a livello di logica ne abbiamo implementati diversi, quindi siamo stati abbastanza generici sia sul tipo di dado che sulla logica controlla che siano tutti uno, quindi più ne aggiungiamo e più è facile resettare e non farne uguali. Bisognerebbe cambiare anche un po' la logica, forse. A meno di non usare dei dadi che aumentano il range dei numeri, però, come dire, questa è un po' la formula originale, leggermente rivista con una coppia di dadi, però ci potrebbe, come dire, andare ad aggiungere i jolly, tutte queste cose, magari partire con qualcosa oppure ottenerli in qualche modo. Ci si potrebbe lavorare
L'implementazione di Jolly sarebbe abbastanza semplice perché comunque magari con due numeri uguali ne acquisisci uno, quando capita che devi passare la mano fai il controllo e tieni un conteggio dei Jolly e se l'utente ne ha uno ovviamente puoi, come dire, puoi bloccare, quindi puoi in qualche modo neutralizzare il passaggio, quindi quello è... Magari adesso mi farò un po' di refactoring su questa roba qui e poi dopo sarebbe interessante, come dire, in un secondo momento andare a fare delle evoluzioni, ci si potrebbe pensare. Potrebbe essere interessante metterci un po' di grafica, fare un po' di cose in più. Ok, dai, per stasera direi che abbiamo prodotto, un risultato ce l'abbiamo, quindi possiamo dire che funziona. Brutto da vedersi, però insomma ci lavoreremo sopra in qualche modo. Cambio la schermata, torniamo qui, così faccio gli ultimi saluti prima di passare la mano. Direi che al momento abbiamo fatto così tardi che secondo me non c'è nemmeno nessuno collegato che sta facendo qualcosa. Non capisco perché qui mi è scollegato. Che risulta scollegato, ma chi lo sa. Non so se c'è qualcuno online, ma alla fine siamo rimasti pochi perché abbiamo fatto le ore piccole, quindi però diciamo che almeno abbiamo ottenuto la soddisfazione che qualcosa, ho visto anche qualcosa, come sentire che parlavi di qualcosa di interessante. P poi mi sembra di guardarli in replica. Sì, è venuta un po' lunghetta, ma in realtà niente, niente di particolare, però se poi hai suggerimenti per l'architettura, sai che mi fanno sempre piacere. Sì, i vari button 1, ovviamente io ho tagliato corto per arrivare il prima possibile al risultato e quindi, come dire, questo dopo ovviamente andrà raffinato, ma a molte label o anche i button magari li andiamo a sostituire con qualcosa di più carino e più interessante, quindi al momento ci sta che non abbiano nomi, poi sì, forse dovevamo partire direttamente da lì piuttosto che fare la console che diventa inutilmente, come dire, laboriosa e molto meno, come dire, efficace rispetto all'interfaccia utente, anche se è da raffinare. Vabbè, stasera direi che non facciamo raid anche perché siamo in... Stavo guardando chi c'era in collegamento, c'è Fabio Biondi che parla di front-end, però fare un raid con 5 utenti in una live dove ce ne sono 221. Poco che cambia, passeranno a 226 se sono... Non so neanche in quanti siamo, però posso anche provarci, tanto perché abbiamo fatto un po' tardi, di solito ci sono anche altri utenti. Poi tra l'altro mi piace buttarmi anche in canali che non riguardano lo sviluppo, perché magari c'è qualcosa di interessante. Anche perché è finito, di solito parte delle live io non guardo sviluppo, guardo gente che gioca, fa altre cose, quindi proprio a parte alcuni dello sviluppo, quindi... Ma sì, che ci frega! Dai, facciamo il raid, quindi rimanete collegati che raidiamo. E niente, noi direi che ci vedremo forse la prossima settimana. Vediamo se proseguire questo oppure metto un attimo in stand-by. C'è un altro paio di idee, però lì vedremo a tempo debito se riusciamo o meno. Sì, beh, dopo il ride, diciamo, ho fatto il saluto, probabilmente staccherò anch'io perché sono un pochino stanco, magari guardo un attimo di cosa si parla e poi dopo... E poi è giusto per restituire
favori o così, sempre la gentilezza a chi un po' divulga, è sempre disponibile, quindi ci sta, è una forma di così di ringraziamento per quello che è. Ok, niente, di nuovo rimanete collegati che poi lancio e intanto grazie mille per aver seguito fino a qui e ci vediamo la prossima volta. Se volete rimanere aggiornati, ci sono i soliti canali Telegram, i social vari, Twitter, LinkedIn, Vatte la pesca, eccetera, eccetera. Ci vediamo la prossima volta, prossima live. Grazie ancora e buonanotte, direi ci sta. Buonanotte a tutti.